Per settimana sport siamo con Gianni Stevano, allenatore del San Desiderio. Allora Gianni, il prossimo anno promozione? Sì, adesso godiamoci la festa, poi al prossimo anno ci pensiamo. Dove farete senz'altro adesso gli scontri con le squadre vincitrici degli altri gironi per stabilire quale sarà la migliore squadra di prima categoria della Liguria? Lo scontro importante era quello di oggi, vincere questo campionato che nessuno forse se lo aspettava, nonostante la rosa del San Desiderio credo che sia una delle più forti del campionato, dal mio punto di vista la più forte del campionato, quindi ora godiamoci questa festa con tutto il paese, poi l'anno prossimo ci pensiamo. Dai Gianni, un lungo inseguimento che diciamo si era concluso domenica scorsa col sorpasso nei confronti del San Quirico, oggi siete entrati in campo, l'avete chiusa nel primo tempo, però direi che nel secondo all'inizio avete un pochettino sofferto. No, abbiamo sofferto tanto, siamo stati bravi e fortunati perché forse il primo tempo eravamo in vantaggio di 3-0, la partita non diceva quello, poi nel secondo tempo siamo un po' crollati a livello fisico, un po' di concentrazione, questo mi dispiace, l'hanno riaperta bene e siamo riusciti a chiuderla con Casella nel secondo tempo. Credo che la vittoria sia meritata, faccio i complimenti al Multedo che credo che sia una delle squadre migliori, quella che gioca meglio, quella che corre di più, quella più organizzata. Noi abbiamo messo un po' più di esperienza e adesso ci godiamo la festa. Gianni, una squadra di vecchietti, ho visto un giovane che mi è piaciuto molto, se non sbaglio il numero 2, che spingeva molto sulla fascia e poi anche da lui è partita l'azione del secondo gol, che se non sbaglio ha fatto un cross da destra e poi mi sembra... Una squadra di vecchietti, ma di vecchietti bravi, che fanno i professionisti per quello che è il nostro mondo dei dilettanti, che si sono sempre allenati bene, sempre col sorriso, sempre positivi, quindi vecchietti ma fino a un certo punto. Penso che tu ti riferisca a Castagneto che ha fatto un'ottima partita, ma i ragazzi giovani si sono integrati tutti bene, è stato un bel mix che ci ha portato a vincere un campionato. È chiaro che per vincere il campionato ti deve girare anche tutto bene, noi ci è girato tutto bene dalla sesta, che eravamo terzultimi ad oggi, e quindi è andata così, dai. Gianni, ad ogni modo siete un bel gruppo, come hai detto anche tu, io ho seguito molte vostre partite e devo dire che anche nei momenti di difficoltà siete riusciti sempre ad emergere. Complimenti ancora per la promozione e ci rivedremo al prossimo campionato in promozione. Grazie a voi per quello che fate. Grazie Gianni, ciao.